Ok, vediamo se prendiamo l'altra statua e non c'è quella persona. Perché? Cioè, si è fatta vedere, si è fatta seguire, perché comunque mi ha visto ed è venuta da questo lato. Ed adesso è andata via, perché non vuole parlare con me o sa qualcosa? Dobbiamo capire un po' e... Adesso devo scendere. Attenzione, attenzione, piano, che magari è scivoloso. Devi tornare lì al centro di quella sorta di piazza. Che spavento. Stavo veramente cadendo giù. E andiamo a vedere l'ultima statua, a quanto pare. Vediamo cosa succede. Magari quella persona sa che noi dobbiamo cercare le statue. Magari si fa trovare lì. Magari adesso che noi andiamo lì, quella persona, magari lì. Ma io come faccio? Vabbè, faccio il giro. C'è un modo per... Ok. Vabbè, tanto so che comunque vado lì, non dovrebbe succedere niente, non penso sia a tempo. Penso che appunto... cavoli, sto facendo un giro molto particolare, in realtà volevo andare a prendere l'oggetto. Ho visto che c'era un'altra di quelle statuette, magari quella sorta di talismano. Oh, vedi che magari lo prendo comunque. Ok, lo prendo. Ah, questo è diverso, attenzione. Questo è diverso. Aia, le gambe. Oh, perché sono stupido a volte. Non pensavo fosse così in alto, sinceramente. Questo qui era diverso. Era il primo pezzo di diversi pezzi, di diverse sfere. Con quattro pezzi ciascuno. Quindi che vuol dire? Dobbiamo capire un po' di cose, ma mi intriga molto. Ok. Oh! Si è materializzato un volpino. Ma questa è magia veramente, allora, scusa. Oh! Che spavento. Adesso possiamo andare lì, verso quella statua? E devo arrampicarmi. Ah no, cioè, si è materializzato una scala davanti a noi. Siamo di fronte a della magia pura, probabilmente. Ci sono dei simboli. Wow. È sempre più eccitante e misterioso. Voglio capire di più. E lì adesso possiamo andare verso quella statua che avevamo visto prima. Che... Cos'è, un bambino? Wow. Bellissimi gli effetti di luce. Mi piacciono davvero molto. Giusto per dare comunque un po' di parere su quello che succede nel gioco per davvero. Ok, il volpino si vuole far seguire. Va bene, però basta che non fai come la persona e scompari, perché se già sei una sorta di piccolo amico e poi scompari ci rimango male. Già ci sono questi piccoli, non so, porcellini d'India probabilmente. Diventiamo amici, per favore. Ok, penso che mi stia chiamando in qualche modo, cercando di comprendere il tutto, vuole che io mi avvicini lì, perché forse la statua che abbiamo toccato prima, probabilmente interagisce con noi, ma perché siamo bambini. E il volpino ci chiama per dire, mettiti in quel punto, molto probabilmente. Ok, ci sono arrivato. Non posso fare niente. Però mi chiama lui, cioè vuole che io vado da lui. E soprattutto quella piccola statuetta, eccola infatti un'altra, hai visto? È a forma di una sorta di bambino, quindi magari posso io interagirci perché sono io un bambino. Ecco, visto? E tra l'altro si attiva con il suono, quindi magari con la voce. Aia. Andando, ogni volta ste panciate contro il muro, guarda. Aiuto! Ah, non me lo aspettavo. Diventiamo amici, dai. È un animale intelligente. Cioè, capisce quello che ha intorno. Ed è molto caruccio. Ti seguo, va bene? Oh, immagino mi avesse detto seguimi appunto nel linguaggio canino, quindi ti seguo, sì.
Che bello che sei. Ma lasci anche una scia. Ma sei magico anche tu allora, probabilmente. Beh, è venuto fuori da una statua. E a quanto pare dinanzi a noi si apre un altro scenario. Ancora più magnifico e ancora più bello. Rimango molto sbalordito con questi tipi di giochi. Ed è per quello che appunto voglio farli sul canale. Perché. Non perché non lo facciano tutti, ma perché sono delle avventure molto interessanti e che possono sorprendere me come videogiocatore appassionato appunto nel mondo videoludico e voi magari come spettatori comunque a cercare di immergervi il più possibile in questa esperienza insieme a me. E spero che appunto vi piaccia l'idea. Mi sta piacendo molto. Perché mi sta intrigando moltissimo quello che succede. Ne manco una terza. Allora, io sono probabilmente quel bambino e quella è la volpe, quindi la volpe sta cercando la torre e io devo seguirla. Ed è un murale su un disegno fatto molto bene. Ok, attivo questo e attivo questi due. Vediamo cosa succede. Ok, no, forse prima attivo... Perfetto. No, troppo poco tempo. Prima bisogna fare qualcosa, anche perché forse la volpe è il segnale di seguire proprio, quindi devo seguire quello che mi dice lei. Perché magari si ottiene qualcosa, non lo so, è magica la volpe a quanto pare perché è spuntata fuori da una statua. Quindi io la seguirei ad occhi ciechi. Da ciecati, perché comunque ce la siamo fatti amica. Ecco un altro di quel pezzo. Oh, c'era un disegno sopra, c'era un disegno, quindi magari componendola posso ottenere qualcosa, magari si scopre qualcosa di nuovo di quest'isola, perché, ripeto, io non so nulla di quest'isola. Sono un bimbo, sono appena arrivato da una sorta di tempesta e sto interagendo con delle statue a forma di bimbo. Eccola la volpe. Dimmi. Quindi effettivamente vuoi che passo di qua? Va bene? Ah, forse mi ha aiutato lei. Forse facendo anche lei il suono mi ha aiutato. O magari perché mi sono spostato. Però vuole che la seguo, quindi era giusto andare dalle statue e dalla porta, perché si vede che mi vuole portare a quella torre, quella del disegno. C'è qualche scopo magari, non saprei. Vai via tu. Sì. Ok. Il pezzo deve essere girato. Deve essere incastrato dalla parte opposta. Va bene. Il tutto è così magnifico comunque. Tendenzialmente di colore bianco, oserei dire. È una cromatura bianca. Cosa succede? Non ho capito bene. Perché me lo faceva spostare con il mouse, ma non ho capito se... Io immagino debba incastrare la forma in quel modo. Però se esploro qualcosina, magari... Ecco, vedi, lì c'è un oggetto nuovo. Wow, che bello qui. Mi piace molto. E poi ci sono questi pezzi. Ne manca solo uno. Guarda, si compone un disegno, sembra un altro animale. Magari un altro animaletto magico. Ok, vedendo che non c'è altra, come dire, soluzione, io direi di provare allora. Ok, prima mi avvicino, cercando di capire meglio cos'è questa cosa. Ok, sembra non una lastra dorata. Io debba incastrarlo magari dalla parte opposta. Ok, cerchiamo di capire come fare. Anche perché il volpino era qui, quindi vuol dire che... Aia! Allora, guardate, passa davanti, mi passa. Quindi vuol dire che qualcosa... Così? Oh, si è fermata la porta. Bellissimo. Oh, i brividi. E
Ed è scomparso. Qui è veramente tutto infuso di magia. Assolutamente sì. Qua c'è qualcosa di magico dietro, bisogna capire. Però bellissimo, mi piace molto. Le robe semplici ma efficaci e soprattutto molto story driven. Anche se la storia comunque non è appunto palese. Però non voglio dire che ce la dobbiamo immaginare. Però siamo qui per affrontarla insieme, per godercela, ecco. E però io non posso arrivare di là. Salto. Non era una bellissima cosa. Volpino, vuol dire che... immagino fosse l'apparizione del volpino in qualche modo. E però dove la devo portare? Ah, le farfalle. Sono delle farfalle? Sono delle farfalle. Mi indicano in qualche modo che devo usare questo cubo. Ah, ok, ci sono delle sporgenze. Va bene. Ok, lo appoggio qui. E mi arrampico. Oh, meno male che ho il fisico adatto. Perfetto, siamo arrivati dall'altro lato. Avanziamo. Cerchiamo di capire. Un altro geco. Ah, tanti gechi. Che belli. Il vulpino non c'è più. Ok, c'è un enigma da risolvere. Ok. Il vulpino però non c'è più. Magari perché si aspetta che noi superiamo tutto questo. Però il problema è che io come bambino, vedendo tutto questo, che idea posso farmi del luogo? Bisogna anche pensare un po' a questo. Io direi che... Ok, direi di posizionarlo qui. E di cercare di far quadrare il resto con questa parte. O forse devo metterlo qui. Aspetta. Prima proviamo. Ok. Vediamo se... Portandolo qui abbiamo l'effetto desiderato, cioè quello di aprire quest'altra porta e di vedere cosa c'è oltre. Ne sono molto molto interessato. O dici che basta anche qui? No, io direi di metterlo qua, c'è il simbolo. Ok. Ah, si illumina, vuol dire che è giusto? Ecco qui, che si forma un'altra porta. E chissà dove ci porterà. Oh, ci porta verso l'esterno. Cavoli, ma quanto è grande questo posto? E c'è ancora molto altro di là, a quanto pare. Un'altra caverna. Qui ci sarebbe l'entrata di un altro tipo di porta fatta in quel modo. Provo ad andare di qua. Questa è rotta. E di qua c'è un'uscita, va bene. La volpe però non c'è più, mi manca. Dici che devo portarlo fino a qui, eh? Ok, prima facciamoci un'idea di tutto, di tutto. Devo aprire quella gigante. Davvero? Sì, devo aprire quella grande. Oh. Direi che il pezzo va bene così. Questo qui anche più o meno dovrebbe andare bene. Vediamo cosa succede con questo. Ah. Ok, forse allora non è così scontato che debba usarlo da quel lato. Infatti, qui c'è una porta pressoché fatta. Vediamo, lo posso girare ancora? Sì, ma sembra che non si attivi perché... Ecco, infatti diventa dorato quando si può girare
attivare il suo potere magico, se così si può dire. Quindi direi che manca qualcosa da portare qui. L'unica cosa che manca da portare qui è questo. Perché di là c'era un cubo. Però quel cubo lì non penso possiamo portarlo fino a sopra. Quindi io per ora questo lo metto qua. Ok. Vediamo cosa succede. Sì, potrebbe essere anche corretto tenendola così, ma mancherebbe l'arco superiore. Ok, qui non sembra esserci niente, ma lì c'è una di quelle piattaforme come questa qui, quindi provo a ritornare giù. Magari aiuta. Ok. No, questa qui sembra abbastanza inutile ora come ora, perché non posso portarla da nessuna parte. Sì, ok, questa direi che è pressoché inutile in questo punto. Fuori all'esterno c'è qualcosa o direi che è tutto di là? Però così è davvero molto poetico.